non c'è calcio d'angolo, non c'è deviazione. Intanto è finito il match al Bentegodi, 1-1 tra Chievo e Parma. Questo è l'errore di Sesto con Bogdani che reagisce così. Occhio alla Samp, qua sbaglia Soriano, l'arbitro però ha fermato il gioco, ha visto qualcosa, la palla lontana, e allora vediamo di capire cosa è successo con Russo che cerca di riportare la calma. Qualcuno credo che sia stato espulso dalla panchina del Siena, con Castaldello che qui va a prendersela con Iachini e con i suoi collaboratori, e credo che sia stato espulso proprio l'allenatore bianconero. Finito il tempo del recupero, chiaramente si dovrà giocare per almeno altri 30 secondi. Sì, espulso Corini Milano. Espulso Iachini, ma finisce con la vittoria del Siena. Soddisfatto il presidente Mezzaroma. È finita anche a Pescara con la vittoria del Torino per 2-0. Occhio perché rissa nel finale proprio con Castaldello, ancora molto molto nervoso, che va a prendersela con i collaboratori di Iachini. E qui viene portato via di peso. Brutte, bruttissime scene in questo finale al Franchi. Anche Romero molto molto nervoso, trattenuto a fatica. Qui Del Grosso che cerca di fermare i compagni. Iachini però è rientrato in campo e sta discutendo con Castaldello, quindi provano a riconciliare i due. Tutto sotto gli occhi dell'arbitro. Uno dei qui, Romero e Icardi, che vengono portati fuori. Romero è molto molto nervoso. Un addetto al campo del Franchi che sta facendo davvero un gran lavoro, portato via di peso Romero sino all'imbocco degli spogliatoi. Tanto tanto nervosismo. Perde la Samp dopo aver conquistato 4 punti in 2 partite. E torna al successo il Siena di Beppe Iachini. Bergamo.